In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case, fratelli, e sorelle, e madri, e figli, e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi». Probabilmente Pietro, nel seguire Gesù, aveva davvero lasciato tutto: lavoro e famiglia, stabilità di vita e fecondità di vita, che di fatto sono le due grandi benedizioni di Dio. La benedizione che ha consegnato ad Abramo, ad esempio. Ad Abramo Dio gli aveva promesso una terra e una discendenza, stabilità e fecondità. Ebbene, Gesù ha chiesto a Pietro e anche agli altri di lasciare la benedizione di Dio. Credo allora venga naturale una domanda come quella che fa oggi Pietro a Gesù: noi che abbiamo lasciato tutti e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Cosa vuol dire lasciare tutto e seguire Gesù? Vuol dire fidarsi ogni volta di Dio, è un gioco continuo alla fiducia. Con Gesù, lo sappiamo, non ci si rimette mai, Gesù non ti dà una fregatura, però devi sempre combattere con la tua poca fede che ti fa dubitare, fai fatica a lasciare tutte le tue certezze, le tue idee, i tuoi progetti, come te li eri immaginati, accettare che le cose prendano un'altra piega, inaspettata, diversa e nuova. Non sai dove, come andrà a finire. Devi solo fidarti e continuare a camminare. E lì il salto. E quando sei lì che per l'ennesima volta devi fare quel salto nella vita, ecco, fa bene ricordarsi di quante volte Gesù veramente ti ha fatto sperimentare che lasciare tutto e seguirlo ti fa trovare una condizione nuova di vita, certamente ancora più feconda della prima. Tutto questo gioco alla fiducia passa ovviamente dalla sofferenza e spesso dalla persecuzione, ma l'obiettivo è chiaro: la vita eterna. È l'obiettivo finale della nostra vita, il punto fermo, la certezza che deve far vedere tutte le difficoltà, le sofferenze e per ultima anche la morte come passaggi transitori, passi da compiere per arrivare a vedere l'amore di Dio.